Il mercato della pubblicità torna a crescere, a fine anno è prevista l'attesa inversione di tendenza con un segno positivo, è la previsione dell'UPA, l'Associazione dei Grandi Investitori Pubblicitari, nell'Assemblea di Milano. Tra i settori trainanti, primo l'automobile, poi banche, assicurazioni, l'alimentare e la cura della persona. Il mercato della pubblicità è un termometro dell'economia italiana e quest'anno all'Assemblea dell'UPA, l'associazione dei più grandi investitori in pubblicità, c'è ottimismo. Di solito la pubblicità anticipa un po' quelle che sono le tendenze dell'economia e la situazione è in fase di miglioramento. Cioè abbiamo finalmente un'inversione di tendenza e noi prevediamo per il 2015 un più 1 più 2% dopo 5 anni di calo. L'Auditel misura gli ascolti e quindi il valore degli spazi pubblicitari in televisione. Dopo le polemiche degli anni scorsi si avvicina un deciso cambiamento. Annunciata infatti entro il 2016 la quotazione in borsa della società. Il progetto di, chiamiamolo, di trasparenza è un progetto di sviluppo per gli anni a venire, perché avremo degli anni di battaglia con tutto quello che c'è in giro. All'Assemblea, al Teatro Streller di Milano, si è parlato anche dei rapporti tra pubblicità e cultura. Le barriere pubblico-privato nel settore dei beni culturali sono cadute, è giusto che tutti collaborino. Gli incentivi fiscali che abbiamo messo in essere, che oggi sono i migliori incentivi fiscali d'Europa, e l'Art Bonus, mettono in condizione oggi di far collaborare pubblico e privato per difendere il patrimonio dell'umanità. Uno strumento quindi per rilanciare l'immagine del nostro paese nel mondo.